Marzo, mese da sempre l'inizio della stagione del ciclismo e nella volata del girone B di promozione Bastia e Real Lavigliano recitano il ruolo di inseguitori rispettivamente della zona playoff e della zona playout. Davanti corrono e con i pareggi ci si inizia a far poco, discorso che vale anche per gli avellianesi, nonostante per i quali per il prestigio un pari a Bastia non sarebbe da buttare. Rispetto al pari di Campello nel 3-5-2 del Bastia è Bibi che lascia il posto al rientrante Sant'Antonio, mentre in porta gioca Chicri. E la squadra di Montecucco vuole rispettare al meglio il copione nella parte di squadra in casa ed in vantaggio di 28 punti in classifica sull'avversario. Minuto quarto, Del Prete si invola a destra e serve Alessio Santucci. Tamburelli oppone i pugni. Tre minuti dopo si invertono i ruoli ed alla fine al tiro va Donati, fuori misura. Donati si rifà al meglio al quindicesimo, quando la palla arriva dall'altra fascia. Il cross è di Reca ed il numero 9 biancorosso si avventa al meglio sulla palla rimasta vagante. Nonostante la rete proveniente dalla zona opposta, è sul lato destro che il Bastia dimostra le cose migliori. Al 22esimo ancora protagonisti Alessio Santucci e Del Prete. Peccato che nella finalizzazione prima quest'ultimo e poi Reca non sappiano incidere al meglio. Sa incidere come Alessio Santucci, il suo bolide al 28esimo certifica l'ottimo avvio del Bastia. Timore un paio di minuti più tardi per il centrale bastiolo Sedran per lo scontro fortuito con il centravanti avillanese Bordoni, per fortuna nessuna conseguenza. Vita dura per Bordoni, da punta centrale alquanto isolata nel 4-3-3 disegnato dal tecnico Carlone, che al 37esimo sostituisce Fazzi con Corrado, retrocedendo sulla linea dei difensori Peschiaroli, al fine di arginare con la sua velocità le scorribande bastiole sul lato destro. Al centro però continua a imperversare Del Prete, sombrero sul centrale Piacente al 40esimo, ma tocco di giustezza lato di centimetri, mentre allo scadere della prima frazione è Tamburelli a negare la rete al fantasista biancorosso. Giacomo Santucci per Sedran e Buratti per Cozzali sono i cambi che inaugurano la ripresa del Bastia, che d'altro canto vede sempre Del Prete a due binacari diretti marcatori. All'ottavo il suo suggerimento non è sfruttato al meglio da Cirilli. Partita che sembra ormai segnata, entrambi gli allenatori ne approfittano per dare minuti a diversi giocatori in panchina. Uno di questi è Giacomo Santucci, che al 19esimo sfiora il 3-0 di testa. Sull'altro fronte sono pochi i pericoli invece corsi dal portiere locale Chicri, e quando alla mezz'ora Corrado mette in mezzo un insidioso pallone dalla sinistra ci pensa Sant'Antonio a liberare. Si gioca ormai a ritmi molto bassi, reattivo Tamburelli al 43esimo in rapida successione su Donati ed il neoentrato Bibi. Partita durata in pratica mezz'ora, pronostico rispettato più che nel risultato, nell'andamento di tutta la gara, in cui la Real Lavigliano non ha mai dato l'impressione di poter rientrare. Con Carlone, tecnico della Real Avigliano, partita che già sulla carta si preannunciava molto difficile. I due gol sicuramente presi nella prima mezz'ora hanno spento ogni velleità. Potevate fare di più, ovvero, o questo Bastia era davvero troppo forte oggi? Allora, cominciamo a fare i complimenti al Bastia, perché sicuramente è una squadra non alla nostra portata. Noi purtroppo abbiamo iniziato discretamente questo campionato, poi una serie di infortuni, una serie di circostanze negative non ci hanno permesso di fare un campionato, diciamo, di un altro tipo. Per quanto riguarda la partita di oggi, insomma, l'avete visto tutto, io penso che il risultato non può essere messo in discussione. Noi abbiamo preso due gol, secondo me un po' casuali, anche se dire insomma la verità, il Bastia ha creato veramente tanto. È chiaro, noi dovevamo fare la corsa con altre squadre, purtroppo, ripeto, diverse circostanze non ci hanno permesso finora di fare questo. Chiaramente la nostra idea è quella sempre di continuare a fare un campionato dignitoso e cercheremo di non mollare mai. Ecco, questo è l'obiettivo nostro e della società. Corresponsabile del Bastia dell'area tecnica, David Ricci, queste sono le partite dove la trappola può essere sempre dietro l'angolo. Ho visto Athletic Spoleto la settimana scorsa qua, però la squadra da questo punto di vista è entrata con l'approccio giusto, l'ha sistemata dopo la prima mezz'ora,
si è avuto poi il tempo anche magari di ridare minuti a dei giocatori che stanno giocando meno, un buon viatico per questo finale di stagione che si preannuncia molto molto caldo. No, assolutamente, come dici te, abbiamo fatto una buonissima partita, l'abbiamo interpretata bene perché non era assolutamente scontato, perché ogni partita, soprattutto sia noi che la Vigliano, ci stiamo giocando tanto, loro la salvezza per provare a fare i play-out, noi i play-off, e quindi quando mancano così poche giornate ogni partita è difficile. Devo fare complimenti alla squadra, il mister è stata preparata come le altre del resto tutto il campionato molto molto bene, e la vittoria credo che dalle immagini si è visto più che meritata, poteva essere anche un passivo diciamo più largo. Noi continuiamo la nostra rincorsa che ormai dura da tantissime partite, sicuramente per arrivare ai playoff avremo bisogno non solo delle nostre vittorie ma anche di qualche rallentamento da parte delle prime, ma sicuramente non molliamo per noi, per il processo di crescita della squadra, ma per i nostri stupendi tifosi che anche oggi ci hanno sostenuto fino al 95esimo.